Ciao a tutti, domani sabato 12 marzo alle ore 14 a Libero Librati la Ternana affronterà il Cosenza. L'obiettivo per i rossoverdi è quello di tornare a vincere, l'obiettivo è quello di fare più punti possibili per arrivare alla salvezza e farli il prima possibile, amministrando, gestendo il vantaggio che la Ternana ha a disposizione, restando concentrati 90 minuti su 90 e facendo una partita operaia, o perlomeno questa è un po' la sintesi della conferenza stampa di Cristiano Lucarelli alla vigilia. È stata una conferenza anche doppia perché c'era anche il direttore sportivo Luca Leone e i temi trattati sono stati ampi e tanti. Per quanto riguarda la partita, Lucarelli ha dichiarato che domani la Ternana deve fare una partita operaia, deve essere concentrata, deve avere l'umiltà di gestire la partita, di attaccare magari diversamente, concedendo poche ripartenze e poche opportunità al Cosenza, e hanno anche preparato alcune situazioni e quindi devono cercare di arginarle, nel senso che l'obiettivo è non far esprimere il Cosenza e sfruttare le sue caratteristiche e possibilmente nelle varie situazioni sfruttare invece quelle dei nostri ragazzi. Perlomeno l'obiettivo è questo. E per questo serve concentrazione e soprattutto serve umiltà e saper gestire, non andare in affanno se non si segna, e serve tanta lotta lì a centrocampo e fase difensiva. Per il resto, la società, o perlomeno il direttore sportivo Luca Leone, ha confermato ampiamente Lucarelli non solo per questa stagione ma anche per le prossime, dicendoci che l'obiettivo è la Serie A il prima possibile, così vorrebbe il nostro presidente Stefano Bandecchi. Per quanto riguarda il calciomercato, ha svelato alcune retroscena, nel senso che alcuni giocatori, a detta di Leone, hanno rifiutato la Ternana per il campo da calcio dove si allenano, per l'antistadio. Ha ribadito, come ho detto prima, la fiducia a Lucarelli. Iannarilli ha rinnovato fino al 2023, quindi abbiamo un importante tassello per il futuro. E questo, diciamo, è un po' il discorso. Il direttore Leone ha dichiarato, insomma, che a giugno si tirerà una linea e nella prossima sessione di calciomercato si prenderanno ancora nomi di peso e quant'altro, quindi staremo a vedere prossimamente quello che succede. Per Lucarelli poi ha dichiarato che si sono allenati anche Partipilo, Ghiringhelli, Agazzi in gruppo, magari non sono dal primo minuto, però potrebbero esserci per la gara di domani, anche solo nel secondo tempo, e quindi potrebbero essere una sua alternativa di formazione. Per il resto, il primo di aprile il centro coordinamento consegnerà le firme della petizione al presidente della regione Donatella Tesei. Nel frattempo sono usciti anche gli orari per le prossime gare della Ternana da qui in avanti, e domani vedremo come andrà. L'obiettivo è quello di vincere, l'obiettivo è quello di scacciare fantasmi nell'ultimo minuto, di non buttare psicologicamente quanto fatto finora, ma comunque di ripartire e di arrivare alla salvezza, che a questo punto è il traguardo stagionale.